È un calvario che non ha fine, quello del centro Italia. Questa volta le scosse hanno sorpreso una popolazione già stremata dai sisma precedenti e adesso ci si mette anche la neve a rendere impossibili gli spostamenti. Un colpo durissimo per chi è riuscito tante volte a scampare il pericolo e ancora di più per chi ha già perso tutto. Questa volta è stato coinvolto pesantemente anche il Pescarese. A Rigopiano si continuano a cercare gli ospiti di un hotel rimasti intrappolati, mentre le immagini della Polizia di Stato mostrano le strade imbiancate dalla neve. Questo è il Chietino coperto di bianco, uno spettacolo suggestivo che si trasforma in un vero e proprio incubo per chi teme di dover abbandonare la propria casa da un momento all'altro. E ancora il fiume Pescara è esondato, provocando enormi disagi e tanta paura. Anche a Roma i centralini della Protezione Civile sono andati in tilt. Per precauzione, per alcune ore sono state chiuse tutte le stazioni della metropolitana. Ma continua a tremare tutto il centro Italia. L'epicentro, il punto in cui la terra ha tremato più forte, è ancora una volta l'area compresa tra L'Aquila e Rieti. Lì, dicono gli esperti, è zona sismica e il terremoto è un evento naturale e, come tale, il rischio di nuove scosse non è eliminabile. Basti pensare che da agosto si sono contate 4.000 scosse. E allora, in attesa che si riesca a far partire una ricostruzione basata su criteri antisismici, l'unico desiderio di chi convive con questo incubo è che la terra dia una tregua e smetta di tremare. Solo così chi è stato messo in ginocchio dal terremoto potrà rialzarsi e riprendere in mano le redini della propria vita.